di cosa si tratta? Ecco, allora siamo 14 anni che siamo anche noi in Calabria, un club breve scambio di coppie, dove è abbastanza frequentato, coppie, singoli. Dove si trova? Campo di San Giovanni, località Principessa. È aperto sempre? È aperto giovedì, venerdì e sabato, tutti fine settimana. Periodo estivi facciamo anche la domenica e pomeriggio per naturismo, perché abbiamo un'area fuori dove si può prendere il sole tranquillamente. Molti pensano che qui in Calabria, profondo sud, queste cose non vadano bene, invece tu ci confermi che... Invece io confermo che siamo quasi a 15 anni, è la cosa, grazie a Dio, va. Cioè il fatto che siano 15 anni? Vuol dire che è la cosa, va, okay. Anche in Calabria è molto positivo. Ce lo fai vedere il bigliettino? Ecco qua. Grazie e buon proseguimento. A lei, guarda. Di cosa si tratta? Venite a trovarci a Catanzaro Nido, in Calabria. Vendiamo dolcetti a forma fallica e di curva. Venite a trovarci. Grazie. Siete pronti ad inzuffarlo? Grazie. E poi come state? Facciamo bacine e bene a guappo, ragazzi. Le dolci sexy. Da quanto tempo siete aperti? Da quasi settimane. Calabria, e tra poco faremo una nuova apertura a Cosenza, Rende, quindi venite a provarla. Come sono andati le prime settimane, i primi mesi? Benissimo. Sembra che ci sia interesse da parte dei giovani? Sì, tantissimo. Ok. Ragazzi, diciamo, sono molto interessati a questo locale, anche perché comunque basiamo il tutto sullo scherzo, sul divertimento, e poi portare questa nuova tecnologia da cui, diciamo, da noi al sud è una cosa molto molto apprezzata. Ok, grazie e buon proseguimento. Grazie. Ora siamo con Luigi, che cosa hai in mano, Luigi? Salve, buonasera a tutti. Allora, io ho l'innovazione delle bevande attuali. Questa è una Natural Drink con vitamine dalla B1 alla B12, vitamina C, miele, senza zucchero, con tre erbe medicinali. Dove si può acquistare? Allora, questa qui abbiamo la mia email, il mio numero di telefono, abbiamo il nostro sito italiano, regenerative.it, effettuiamo anche delle spedizioni, abbiamo anche l'attività commerciale in privato, possiamo gestire chiunque. Ok, grazie e buon lavoro. Allora, siamo con... Sara, Megan Fiore. Ovviamente siete gemelle, siete italiane, vero? Sì, via. Voi condividete tutto, ma proprio tutto? Tutto, tranne il fidanzato, tutto. Allora, la prima artista è stata scoperta dall'agenzia Mostar e in pochissimo tempo è diventata molto famosa per il suo old style. Yeah.
quindi facciamo così, vieni pure in mezzo. Chantilly? Ciao. Chantilly. Conoscevi Chantilly? Che bella, bella. Conoscevi Chantilly? No, non ci siamo mai visti, non ci siamo mai. No. Prima volta. È la brava Chantilly. La prima buonasera a tutti. Sono sinceramente molto contento di venire qua in Calabria, a Cosenza. È la prima volta in vita mia in Calabria. Aspettavo. E appunto, ma come mai non hai mai girato in Calabria? Non hai mai... Ma perché in realtà secondo me questo è un paese molto caldo, però bisogna un attimo dargli, vedi, un po' di fiamma, e quindi siamo venuti apposta. Okay. Io voglio fare l'ultimo film in Calabria. Vai. Bello. Siamo. Corretto. Sicuramente la Calabria è un luogo piccante. Piccantissimo, secondo me le calabresi, oh, devo dire, le calabresi che ho conosciuto fuori dalla Calabria fanno paura. Questo è un complimento a tutte le donne calabresi, direi. Però vorrei, sai come si dice, sei in un posto e devi provare le cose buone del posto. Certo. 3 giorni sto qua, quindi ragazzi, speriamo. Bisogna sfruttarli al massimo questi 3 giorni. Dai, noi siamo qua, relax e disponibili, e ci vogliamo divertire insieme a voi. Allora, siamo con Michele Magagnini, il patron di Torino Erotica. E come dicevi prima, Michele, una vittoria, non tanto il fatto del pubblico, che ce n'è stato parecchio, però il fatto di farlo in Calabria. Ci spieghi un po' quali sono i tuoi pensieri? Diciamo, questo evento io l'ho sempre fatto al nord, Torino, Milano, mai. Sono stato chiamato per vedere questa location qua, sono venuto per vederla, ho conosciuto il proprietario, Pino Fuoco, ho conosciuto Stefano, lo conoscevo il fratello, e hanno detto qua si potrebbe fare. Io con le paure, io sono etichettato, no? Nel nord, però io me ne frego, le spalle larghe, quindi non mi interessa come mi etichettano. Però ho chiesto al signor Pino, io ho chiesto, ma sai poi cosa succede se fai un evento del genere? Molti ti criticheranno, ma ha detto non mi interessa, io lo voglio portare. E ammiro il signor Pino Fuoco per aver avuto gli attributi di portare un evento del genere, e Stefano per l'organizzazione proprio minuziosa, direi svizzera quasi, anzi meglio che la Svizzera, perché è tutto organizzato alla perfezione. È stata già una vittoria, nonostante i numeri non mi interessano, perché è stata una vittoria a livello di costi. Fare qua una fiera mi è costata, ma non posso dire, forse un decimo, perché veramente Stefano ha sguinzagliato tutte le conoscenze, sponsor e cose. È stato un decimo di quello che costa per la nord, e quindi sono contento, ma sono contento soprattutto per averla portata in Calabria, che mai nessuno ci ha provato, e sono stato il primo e sono contento di questo. Michele, ho visto anche tante donne. Sì, questo siamo pur sempre in Calabria, voglio dire. Sì, io di solito faccio sempre una cosa al nord, dico spogliati nuda in cassa ed entri gratis. Qua mi hanno detto guarda, facciamo questa, non la facciamo ancora così, magari la prossima facciamo questa scherzetto, e il prossimo anno magari lo facciamo. Io spero di farlo diventare un evento fisso, sicuramente lo faremo diventare un evento fisso, vediamo ancora domani, dopodomani, ma sono veramente contento che la Calabria risponde ottimamente quando Torino Erotica chiama. Ok Michele, grazie e buon lavoro. Ciao.